C'era un tempo in cui l'universo, le piante, gli animali, gli uomini e gli dèi erano la stessa cosa. C'era un tempo in cui gli uomini consideravano l'illuminazione come il livello più alto del loro cammino verso la conoscenza. Per ottenerla, essi digiunavano, si flagellavano, si ritiravano in meditazione sulle vette più alte del mondo o nelle caverne più profonde. Per accendere le loro menti e per ottenere la chiave con la quale penetrare nell'infinito, essi sperimentarono tutti gli strumenti che la grande Madre Terra gli aveva fornito. Non esiste popolo, dalle steppe siberiane alle giungle africane, dai deserti latinoamericani ai boschi del vecchio mondo, dove gli asceti o gli uomini alla ricerca dell'illuminazione non utilizzarono le piante di potere quali strumenti per accedere all'ignoto. Essi le consideravano le chiavi con le quali entrare in possesso della mappa dell'universo. Code di rospo e ali di pipistrello non sono ingredienti culinari di una nouvelle cuisine d'altri tempi, ma un cocktail di alcaloidi utilizzati da streghe e stregoni per accedere al mondo delle energie. Il fungo rosso con i pallini bianchi sul quale Alice si sedette e che assaggiatolo la trasportò nel paese delle meraviglie non è un espediente narrativo, ma l'eco di una tradizione millenaria tramandata fino ai giorni nostri dell'utilizzo rituale della manita muscaria. Alcuni micologi teorizzano che l'utilizzo rituale di questo fungo sia alla base di tutta la mitologia olimpica, che esso sia il soma, la bevanda magica di cui trattano tutti i testi indiani, il fungo utilizzato dai taoisti nei loro viaggi mistici. Robert Graves, mitologo, ha scoperto che le iniziali dei sei ipotizzati ingredienti dell'ambrosia, il cibo degli dèi, formano la parola greca che designa il fungo. Faticando a immaginare questa miriade di uomini considerati trasversalmente nella storia umana quali illuminati, come puri e semplici tossicomani ante litteram, vale forse la pena di andare a curiosare tra quelle culture che hanno mantenuto, nonostante le repressioni e i roghi, una conoscenza dell'uso rituale di tali piante a scopo conoscitivo e di illuminazione. Illuminati da cotante intuizione, ma provenienti da una cultura nella quale stati atipici come l'illuminazione vengono considerati più aberrazioni mentali che altro, ci siamo ritrovati in mezzo a una strada. Era la strada che da Puerto Escondido portava a Oaxaca, meta San José del Pacifico. 3.000 metri, cuore della regione Zapoteca, questo paesino di poche centinaia di abitanti, fino a 30 anni fa, era poco più di un gruppo di capanne. Poi venne la grande invasione degli hippie americani per provare l'esperienza dei funghi allucinogeni. Cominciarono le coltivazioni di marijuana, poi di papavero da oppio. L'intera economia di un popolo di montanari venne sconvolta. Bande di narcotrafficanti presero a svolgere qui i loro loschi traffici, sfruttando l'ignoranza e la buona fede degli indios. Girava voce che il papavero servisse a produrre medicinali e che la lotta alla sua coltivazione era colpa delle case farmaceutiche, che così non potevano più arricchirsi quei loro ritrovati chimici. È solo una pianta come tante altre, pensavano da queste parti, che ne potevano sapere di che cos'è l'eroina. Poi cominciarono a costruire le raffinerie, cominciarono gli omicidi, poi venne l'esercito, i federali. Bruciarono tutto, arrestarono centinaia di persone. I narcotrafficanti pagarono e uscirono, gli indios sono ancora in prigione. Ora le piantagioni non ci sono più e la gente è tornata a vivere del proprio lavoro, a cercare di sopravvivere del proprio lavoro. Hola, buenas tardes, hola. Dopo tanto rumore, il silenzio è finalmente tornato fra queste montagne. Fra queste nebbie sono sopravvissuti gli sciamani e quando la notte spuntano le stelle e tutti dormono, si dice che trasformati in animali, essi vaghino per spiare e compiere le loro missioni d'aggressione o di cura.
Se chiedete alla gente, vi diranno che non esistono. Ma che chiedono los brujos? Para saber cómo curan. Magari nel paese vicino. En San Miguel se encuentra. Sí. San Miguel, su Tustepec, aquí adelante. Ay, ay. Aquí no hay nada. Aquí no hay brujos. Allá, otros pueblos, sí. ¿Y curanderos? También. Gli stregoni sono sempre nel paese vicino. Nessuno vi porterà mai da loro. La gente ha paura. Non si scherza con queste cose. Qui abita una coppia di giovani guaritori molto stimati dalla gente. Lui viene dal nord, vicino al confine con gli Stati Uniti. Un giorno si è ammalato di malaria, stava per morire, ma uno stregone l'ha curato. Ora anche lui ha imparato a curare. Ha imparato dai curanderos, ha imparato dai medici dell'INI, ha imparato dai funghi e dal peyote. Cura con le piante, con la terra, con le preghiere. La moglie è tedesca, scappata dall'Europa con suo figlio alla ricerca di un diverso rapporto col mondo, con la natura, con se stessa. Ora anche lei è diventata guaritrice, aiuta il marito, assiste le partorienti, cura i neonati ammalati, gli fa le vaccinazioni. Hanno 3 bambini bellissimi, una capanna che sembra uscita da una fiaba e un sorriso sincero sul volto. Non fumano, non bevono e pregano molto rivolgendosi a un dio cattolico appena un po' rivisitato. È quasi difficile credere che esistano, che possano essere veri. Qui, per esempio, a San José Pacífico llega mucha gente de otros países del mundo. Donde hay un hambre grande espiritual, ¿no? Que sienten que hay cierto hueco adentro, como que no encuentran la respuesta en su cultura. No existe, está muy, muy frío, podemos decir, ¿no? Entonces buscan y salen y buscan algo que les puede dar esta respuesta, ¿no? Y hemos visto unos que les fue muy mal, porque vienen enfermos. Vamos a decir, son enfermos de la suicidad donde salen, como yo salí enferma, ¿no? Yo en el momento no me di cuenta, yo no dije pues yo estoy enferma, ¿no? Pero yo tenía que salir, yo sabía que tengo que salir, si me quedo ahí, pues como que me voy a acabar, tenía este sentimiento adentro, ¿no? Y pues sabemos, ¿no? Hay mucho movimiento, hubo antes, no sé cómo será ahorita, a la India, ¿no? A la Asia, estamos buscando algo que llena ese hueco o algo que nos contesta esa pregunta, ¿no? También igual aquí en México hemos visto mucha gente que llega con una enfermedad bien tremenda adentro. Pero lo primero que hacen, comer mucho peyote o comer hongos y sin preparación. Ni saben siquiera que están enfermos, ¿no? Entonces se confrontan ellos solos con una enfermedad grande o con un hoyo grande. Y hay unos que no aguantan, que se echan un brinco por un barranco o se echan un brinco de frente de un coche o acaban en el suicidio. Se acaban como animales o... No saben, uy, qué cosa pasa, ¿no? Ah, no, hombre, viene cantidad. En muchos países. Creo que de todo el mundo vienen. Pues a comer honguitos nomás vienen. Y a pasear, ahí están. Van a donde quieren por ahí a pasear. ¿Cómo estuvo la historia del señor que siempre viene de México, el gordo? Ah, sí, dice que fue a San Sebastián y cuando llegó en la tarde, como de estas horas creo que llegó, le dije, ¿dónde fue? A San Sebastián. Mire lo que traigo, pero unos hongos como de ese tamaño. Traiba tres nada más traiba. Le dije... ¿Y qué se los va a comer todo? Sí, dice. Le dije, pero no mucho. No, hombre, dice, yo me los como. Le dije, ¿se los va a comer ahora en la noche, Juan? No, dice, lo voy a comer como a las 4 de la mañana. Bueno, le dije, pues ahí lo voy a visitar temprano. Bajé como a las 7, creo. No, no estaba. Bajé como a las 10, no estaba. Como a las 11, ¿no? Pues que no venir de mi aguatlán, que traigo unas piñas. Dijo, ¿dónde fue?
volando, dice, llegué en Miahuatlán y ahí te traigo estas piñas. Pero no sé cómo llegó allá. El pasajero se fue, ¿verdad? Sí. Para que viene uno de volar. Trent'anni fa, un giovane studente di antropologia della UCLA decide di recarsi in Messico per svolgere ricerche sugli indigeni. Si chiama Carlos Castaneda. Il casuale incontro con uno sciamano Yaqui trasformerà il neofita antropologo zelante in apprendista stregone. Il primo libro che scrive sulla sua esperienza è del 1968. Sono gli anni di Kerouac, di Esse, sono i tempi dei figli dei fiori e dell'amore universale. A una filosofia estatica come quella indiana si contrappone una filosofia magica, dove il fine non è più l'annullamento del sé, ma l'individuale studio accurato delle molteplici possibilità della mente umana, nonché dei poteri e delle energie dispersi nell'universo. Il primo libro è un inaspettato successo. Col passare degli anni e con la delusione degli ideali universalistici, a poco Castaneda diventa un vero oggetto di culto. Gli altri due libri che nel frattempo ha scritto creano una trilogia tradotta in tutte le lingue che fa scalpore nel mondo. A migliaia, soprattutto dai vicini Stati Uniti, i giovani si riversano in Messico con la stessa passione con la quale, leggendo Esse, si erano riversati in India. L'utilizzo delle piante allucinogene che provocano stati di coscienza non ordinaria e la ricerca di fermare il mondo per penetrare in quell'universo parallelo che è il mondo della magia accende appassionate discussioni. Poi l'idillio finisce. Col quarto libro molti dei lettori si sentono presi in giro. Le storie che racconta sembrano troppo assurde per poter essere credibili. Comincia così un'operazione di demolimento del personaggio Castaneda e del suo lavoro, che non gli impedisce però di scrivere numerosi altri libri e di continuare a vendere in tutto il mondo, avvalorando l'ipotesi di una cinica operazione commerciale. Levi Brull, che gli dedicò ultimamente un saggio, sostiene che di fronte al messaggio destabilizzante proposto da Castaneda, una potenza come gli USA si è difesa cercando di screditarlo. Al di là delle ipotesi, dopo 30 anni, ancora migliaia di giovani se ne vanno in Messico sulle suggestioni ricevute dai suoi libri. Si dice che Federico Fellini volesse fare un film con uno dei suoi libri. Si dice che si sono visti, ne hanno parlato e che Castaneda gli ha dato un appuntamento in Messico, al quale non è mai andato. Para muchas enfermedades, casi para todos tipos de enfermedades lo usan este cactus, en dosis pequeñas, en dosis más grandes según la enfermedad y según el aguante y la capacidad de la persona, según allá lo usaban, más bien muy común, allá era vendido en las, en
las hierberías donde venden plantas medicinales, se conseguía. Pero se empezó a traficar, se empezó a vender y empezaron a comercializar y entonces se perdió también hasta la esencia. Así que como hablábamos, tienen dos caras, ¿no? Como puede ser bueno, como puede ser malo, este cactus. Igual el hongo aquí es usado igual. Sí, lo probé, perdió el tiempo. Me golpeé y tocó mi costilla en una piedra por ahí. Pues me operaron los honguitos y con esa nomás sentí que me rajaron aquí con un cuchillo así. Salía sangre bastante, así sentía yo pues. Y una mujer me metió la mano así. Sacaba un gordito medio verde, así. Al otro día amanecí, pero bien triste. ¿Por qué triste? Pues porque me dolía mucho el cuerpo. Y como iba subiendo el sol, se iba quitando, quitando, así. Ya cuando era las 12 del día, ya se quitó todo. Colonizzate, civilizzate, sradicate dai loro luoghi d'origine, le etnie messicane hanno rischiato per lunghi anni di subire la stessa fine degli indiani americani, ormai ridotti quasi totalmente a fenomeno folcloristico. Prendiamo ad esempio i Mazatechi. Enormi sconvolgimenti hanno mutato nel giro di poche centinaia di anni l'identità stessa di questo popolo. La conquista spagnola, la massiccia evangelizzazione e la deportazione di un quarto della popolazione per la costruzione della diga Alemán, di cui state vedendo materiale di repertorio dell'INI, hanno seriamente rischiato di gettare questo popolo in una crisi d'identità. È curioso constatare come ad una tradizione orale in parte perduta essi abbiano rimediato recuperando quelle forme archetipiche che erano la base della loro cultura. Tra questo, nello specifico degli stregoni, l'apprendimento diretto dei funghi. In mancanza di una cultura magica di riferimento, si torna alle origini, alla ricerca della voce parlante della divinità o della natura. Eccoci ora in cammino per Huautla de Jiménez, un paese sperduto tra le montagne della Sierra Mazateca, a metà strada tra Città del Messico e Oaxaca. I primi a venirci furono negli anni 50 i coniugi Watson, due micologi americani. Ci vennero quando la strada ancora non c'era e per fare 80 chilometri non ci volevano solo 5 ore come oggi, ma 2 giorni di cammino. E qui, tra questa popolazione di lingua uto-olmeca, conobbero una vecchia guaritrice dal nome biblico, Maria Sabina. Maria Sabina e i suoi miracoli ottenuti con i funghi magici sono ora famosi in tutto il mondo. E anche se lei è morta, Huautla è diventata una specie di baraccone, dove ad ogni angolo vendono funghi e rituali a pagamento per turisti in cerca di brividi mistici. Ci ha salvato la nostra collaborazione con l'Istituto Indigenista
e la buona fede di chi è davvero venuto per imparare. Ci ha salvato Doña Chabelita, che dopo averci a lungo scrutato e ascoltato, ci ha mandato dal suo curandero personale, Don Ponziano. 75 anni, contadino, ha cominciato a usare i funghi 40 anni fa, in seguito a una grave malattia capitata a sua moglie. Lei stava per morire, lui non aveva soldi per dottori o stregoni. Ha fatto da solo. Sono stati i funghi a spiegargli come. Loro gli hanno insegnato tutto quello che sa. Lui ci ha solo aggiunto qualche paternoster, qualche preghiera in mazateco, qualche canzone inventata storpiando l'inno nazionale messicano. Eppure funziona. Ci ha accompagnato a raccoglierli i funghi. Poi, la notte, una becchina da curare, i canti, le preghiere, la sua danza. Ci ha parlato con parole che potevamo capire, naturalmente in mazateco. Don Ponziano non parla spagnolo. Don Ponziano non tratta con i turisti. Don Ponziano è uno stregone. Ascoltate, ci ha detto. Ascoltate i funghi. Loro sono la carne di Dio. Parlano, rispondono. Ma lo spirito deve essere limpido. L'astinenza è d'obbligo, prima e dopo. Siamo poi andati con lui in una casa sperduta nella campagna dove c'era una signora malata. Dopo averlo accolto con grande rispetto e soggezione, hanno cominciato a esporgli i mali di cui soffriva la donna. Probabilmente a causa della sua tarda età e delle sue precarie condizioni di vita, l'anziana signora si sentiva stanca, debilitata e con tremendi dolori alle ossa che le impedivano di dormire. Dopo avere a lungo seguito il dettagliato racconto della famiglia e della paziente, Don Ponziano decise di curarla. Le prescrisse così un giorno di astinenza dalla carne e da qualsiasi bevanda alcolica, nonché di digiuno quasi totale, e le diede appuntamento a casa sua per la notte successiva. Avrebbe così utilizzato i funghi che aveva raccolto per cercare di curarla. Pues los hongos hemos visto que sí realmente tienen un poder curativo bien grande y son de mucho respeto. Hemos visto también que cuando lo usábamos, porque lo usamos un buen tiempo en nuestra vida, y a través de ellos vimos que primeramente ciertos cambios en nosotros. Y hemos visto y hemos sabido de muchas personas que lo usan y lo han usado con mucho beneficio. Pero como es buena, puede ser malo también, depende del uso que le dan. Hemos visto personas que lo usan mal y les ha sido mal. Les ha ido muy mal, incluso hasta la muerte. Han llegado hasta la muerte. Pero muchas personas lo han usado con mucho beneficio, incluso nosotros lo usábamos como para que nos dé dirección en nuestra vida espiritual, que nos dijera por dónde que teníamos que hacer. Y hasta cuando uno anda bajo el estado del hongo, bajo el efecto del hongo, uno puede ver con otros ojos, uno puede ver mucho más allá que normalmente. Se pueden detectar dónde la persona está mal y hasta por qué está mal. Thank you.
ma non sempre i funghi sono indispensabili al guaritore. A volte, come per questa signora, basta solo una purificazione con le uova, qualche pianta medicinale e qualche parola di conforto. Ed è proprio questa interdisciplinarietà che fa del curandero non solo l'uomo delle medicine naturali, ma anche lo psicologo e l'elemento regolatore del microcosmo in cui vive. Por ejemplo, hemos detectado, hemos sabido de personas que tienen cáncer, que tienen así enfermedades que la ciencia no cura. Hemos visto que realmente son personas que están sufriendo por dentro, que viven amargados, que viven tristes, infelices, que no saben perdonar, que retienen mucho odio, mucho resentimiento. Y vemos la primera causa es falta de amor. Si esta gente no ha entendido por qué sigue viviendo en la misma forma y al rato va a tener otra grave enfermedad en otra parte de su cuerpo porque el mismo problema que está enfermando a la persona sigue. Y cuando tú estás enfermo adentro, en lugar de accionar, tú solamente reaccionas, solamente te estás defiende todo el tiempo. Tú no tienes, buenos días, tú no tienes posibilidad de actuar, porque no estás completo, tú siempre estás como protegiendo una herida, ¿no? Entonces estás siempre así, en lugar de andar así, como tranquilo, ¿no? La sera del giorno dopo, come programmato, la vecchietta arrivò alla casa di Don Ponziano. Avendo già eseguito il giorno prima il check-up con le uova, egli si limitò a una divinazione con il mais per accertarsi che il rituale sarebbe andato bene e che non ci sarebbero stati problemi. A nosotros nos ayudó mucho el hongo porque a través del hongo Dios nos habló en nuestra vida. Nos habló de cuál es el camino de Dios, cuál es el camino, por qué están enfermas las personas, por qué estamos enfermos nosotros. Studiare il Messico, usare le piante di potere, diventa così un viaggio alla riscoperta di parti di noi dimenticate, di quel qualcosa che al di là e oltre la vita di ciascuno di noi permane. Una forma di memoria genetica o di conoscenza silenziosa, come la chiama Castaneda. Forse perché al di là di tante teorie e di tante certezze, ci sono dimensioni e ritualismi di cui non solo il nostro immaginario, ma la fisiologia stessa della nostra mente e del nostro corpo hanno bisogno. Il rito diventa così un andare oltre, al di là delle sequenze abituali di pensiero, delle abitudini, dei modi di vivere, per lasciare spazio dentro di noi a qualcosa di indefinibile che abbiamo distrattamente lasciato fuori, affinché ritorni e l'equilibrio si ricrei. Quella piccola, indefinibile, indistinta cosa siamo noi, o meglio, quella piccola parte di noi che nessuno sconvolgimento, nessuna gioia o catastrofe potrà mai cambiare. Con l'effetto del hongo puoi vedere le correnti di energia nelle piante, la vita, no? Cómo se mueve energía así en forma. También adentro de la gente puedes ver dónde está opaco, donde no hay circulación, ¿no? Donde no hay armonía. Y todo esto ganas distinguir bien, ¿no? Y hasta puedes ver de lejos cuando llega una gente que sí es muy opaco o muy claro, cómo está su estado de purificación, lo puedes ver de lejos.
Y el hongo es, no es la respuesta última, es un medio nada más. No es el hongo la respuesta. Es como, yo lo veo como un cerrojo a una puerta, a una sala cerrada. Y tú te puedes asomar y ves a través de un cerrojo, ves un mundo bellísimo, lo ves un mundo mucho más claro, mucho más vibrante, podemos decir, ¿no? Que la cosa es cuando baja el efecto de hongo, te quedas afuera de la puerta todavía. Entonces te queda, tomas otra droga o buscas otra vez otro viaje de hongo y siempre empiezas a buscar cosas, pero nomás para asomarte y ver por adentro. Y es más efectivo ver cuál es la puerta y abrirlo y entrar, ¿no? Porque siento que tenemos la capacidad adentro, lo que vemos con el hongo, podemos experimentar nosotros. Tenemos esa capacidad adentro diario, ¿sí? Porque con la psilocibina, según yo lo entiendo, que llega más fácil de tu cerebro que otros tiempos están dormidos. Entonces es cuestión que nosotros regresamos a nuestro origen de formación, que tenemos toda esta capacidad dentro de nosotros mismos, ¿no? Más que lo hemos perdido porque nos estamos ensuciando, nos estamos contaminando constantemente. Pero si comemos estas plantas con la intención así nomás, para diversión, podemos cortarnos con este mismo cuchillo que nos pudiese abrir brecha para ver más allá. Nos podemos cortar y nos podemos cortar. Dopo il digiuno e la purificazione, lo stregone e la paziente iniziano, mangiando i funghi, un difficile e doloroso viaggio comune, nel quale il terapeuta si fa carico, vive fisicamente quanto angustia, fa soffrire, reca pena alla persona che è venuta a chiedergli aiuto. Ed è al fondo di queste sofferenze che avviene misteriosamente la catarsi. Inizia il viaggio di ritorno. Ma proviamo per un istante a fermarci, come già è capitato altre volte nel corso di questo strano documentario, a riflettere. L'organismo più grande del pianeta mai scoperto è un fungo sotterraneo del diametro di vari chilometri, trovato recentemente in Messico. E parallelamente, i funghi sembrano aver avuto per gli stessi esseri umani un ruolo superiore a qualsiasi organismo vivente con il quale essi abbiano mai condiviso il pianeta. A prescindere da tutte le nostre frenesie e da tutta la nostra passione per la velocità, all'interno dei nuclei degli atomi che compongono il nostro corpo, ci sono particelle che si muovono alla velocità di 60.000 km al secondo e che ci permettono con loro andare di esistere e teorizzare, così come permettono al mondo che ci circonda di mantenere il suo aspetto di solidità. E chissà se quegli antichi saggi non hanno per caso lavorato a cercare di accelerare le particelle del proprio corpo per trasformarsi in luce. I buchi neri che condensano l'energia e la materia fino a trasformarla nell'infinitamente piccolo sono un po' varchi attraverso i quali ogni cosa perde la sua consistenza fisica, collocabile in uno spazio e in un tempo definito, e diventano, almeno per noi, qualcosa di astratto. Varcata la soglia di quello che i fisici chiamano l'orizzonte degli eventi, tutto regredisce ad una forma indistinta e atemporale, che noi ipotizziamo come infinitamente compressa, infinitamente piccola. Con un volo di fantasia, il buco nero diventa allora la porta tra il macrocosmo e il microcosmo. E chissà,
Forse il nostro pianeta, il nostro sistema solare, la nostra galassia, non sono altro che le molecole che compongono le cellule del corpo di un altro possibile uomo che magari ignaro se ne sta appoggiato al bancone di un bar sorseggiando il suo aperitivo. Gloria de Jesús, la gloria su, mexicano sangre, toda la guerra. De litral de gloria, Jesucristo, de gloria, Jesucristo, gloria. Nuestra sí, sí, Señor, de litral su, de litral de gloria, del Espíritu. La Santa Cruz, nuestra sí, Señor. Petra, questo si che sono inna. O che ha sotto si che sa che c'è in Cina mexicano. E me la Cile. A me la una la so io. Este hongo es de mucho respeto para los que lo conocen, para los que lo usan. Lo tienen como una planta sagrada, ¿no? Que nada más lo tocan para ciertos casos, con una intención, con ciertos fines, los que lo saben usar. Dopo alcune ore di riposo, il guaritore e la paziente si svegliano. La terapia volge alla conclusione. Con dei chicchi di cacao e con una piuma a simboleggiare l'anima,
egli costruisce una bambolina che rappresenta la vecchietta. Certo, questi rituali, questi gesti e l'utilizzo stesso di piante che alterano il nostro stato di coscienza possono creare in noi uomini occidentali un senso di disagio, di estraneazione. Ci appaiono spesso come echi lontani di un passato buio della nostra storia, un passato del quale, tutto sommato, conosciamo poco. E tuttavia, se in un istante di distrazione, di tristezza, di silenzio interiore, la grandiosità del tutto ci si rivela, questo breve istante diventa un tarlo che non ci fa più dormire. Pone la base di un metro di paragone sul quale i nostri bei concetti, che dicono tutto e non spiegano niente, appaiono miseri e insignificanti. Solitudine, silenzio interiore, tristezza, così come molti altri stati del nostro spirito che siamo abituati a considerare come negativi, si rivelano essere invece preparatori di momenti di pienezza e di illuminazione, veri varchi per penetrare nell'inconoscibile, nonché il tributo per potervi accedere. La nostra ricerca della tranquillità, del benessere, della linearità, si rivelano essere parti della nostra mappa mentale, ma non del territorio nel quale esistiamo. Con la bambolina e con due uova, Don Ponziano fa un'ultima purificazione all'anziana paziente e le consegna poi il tutto. Ora sarà lei a dover compiere l'ultimo gesto. Per questo dovrà recarsi in un luogo sacro poco distante e, pregando e supplicando per la propria guarigione, la vecchina seppellirà l'insieme in una piccola buca. Chissà se le ossa dell'anziana paziente le faranno meno male. Quel che è certo è che da oggi guarderà il mondo con un po' più di curiosità, un po' più di attenzione, un po' più di rispetto. E chissà che questo non gli allunghi la vita. Ma chi è lo stregone? Ecco, questo è uno stregone. A volte, a vederli buttati a dormire per terra, a sentire i loro scherzi, i loro giochi, sembra di essere finiti in un'allegra brigata di buontemponi sfaccendati. Al di là di tutti i romanticismi con i quali ci piace immaginarli, al di là dell'alone di mistero nel quale la nostra letteratura li avvolge, eccoli, esseri umani veri, reali, come noi, e tuttavia diversi, profondamente diversi. Come avessero una marcia in più, come se fossero in possesso della chiave per penetrare nell'indicibile e usarla per i propri scopi. È questo il buffo. La prima volta che li vedi ti sembrano maestosi, immensi. Poi, a poco, scopri che sono come te. Hanno sonno, hanno fame, sono annoiati, scoreggiano. Come te. La delusione è tanta che ti viene voglia di scappare, di tornare dai tuoi libri, perché ti sembra tutto finto, ti sembra tutto un imbroglio. È lì la chiave. Se non scappi, se assorbi il colpo di scoprire che i tuoi miti sono come te, allora a poco scopri che non è vero, che non sono assolutamente come te, che esiste un'altra possibile realtà oltre le apparenze, e scopri che questa gente riesce a fare cose che tu non riusciresti mai a fare, che vivono la vita con una pienezza difficile anche solo da immaginare. Se ti fermi lì, è tutto a posto, ma se non ci riesci, allora sei fregato. Vorrai diventare come loro, e l'unica cosa sicura allora è che non sarà una passeggiata.